Bentornati sul nostro canale. Quest'oggi una nuova puntata dei pranzi della domenica. E in questo mese di maggio vi presenteremo un pranzo della domenica a base di pesce, che in realtà è adatto ad ogni stagione. Come sempre, non mancate di iscrivervi al canale con la campanellina attiva, così vi arrivano tutte le notifiche. Lasciate un like a fine video, mi raccomando, così non vi costa nulla e ci aiuta a crescere. E guardate il video fino alla fine per scoprire tutti i trucchi delle di queste fantastiche ricette. Chiaramente si ha sempre poco tempo da dedicare ai fornelli e tante volte la domenica non fa eccezione, quindi partiamo con un antipasto veramente semplice con degli involtini di salmone al profumo di sesamo, che sono degli involtini molto facili da fare, in cui andremo ad abbinare del salmone affumicato a del formaggio caprino, quindi ci sarà questa alternanza di gusto, il tutto arricchito dai semi di sesamo. Per quanto riguarda il primo piatto, l'immancabile spaghettata alle vongole, in questo caso surgelate, per farvi vedere e gustare che anche con i preparati surgelati si possono preparare ottimi manicaretti. Chiaramente potete andare ad utilizzare anche le vongole fresche. Ricordatevi di farle saltare prima in padella, farle aprire e poi filtrare il loro liquido, controllarle a uno, filtrare il loro liquido per eliminare eventuali residui di sabbia. E infine la chicca finale, il secondo, ovvero dei bocconcini di salmone pancetta. Sono veramente squisiti e fantastici, in cui c'è questo abbinamento di carne e pesce, quindi al sapore del salmone fa da contraltare il sapore della pancetta, il tutto impreziosito dalla sabbia. Se non vi piace la sabbia, potete unire della maggiorana. Se non vi piace la maggiorana, semplicemente con sale e pepe, sono squisiti. Ma ora basta con le parole e vi lascio alle ricette. Le immagini sono già partite, quindi godetevele fino alla fine. A me non mi resta altro che augurarvi buon appetito e soprattutto buona domenica. Ciao da Max e Cocco.